Facciamo una frittura all'italiana con crocchette di pollo. Gli ingredienti sono 16 spicchi di carciofi lessati, 10 fiori di cavolo lessato, 10 cucchiai rasi di farina, un bicchiere di latte, 3 cucchiai di parmigiano, pan grattato quanto basta, sale e olio di girasole per friggere. Gli ingredienti per le crocchette di pollo sono 100 g di pollo lessato e dissossato, 50 g di mollica di pane, latte per ammollare la mollica, un cucchiaino di senape, un cucchiaino di maionese, latte se serve per ammorbidire il composto, erba cipollina e prezzemolo. Puliamo i carciofi, tagliamoli a pezzetti e quindi a spicchi, lessiamoli al dente in acqua salata, così facciamo anche con il cavolo. Facciamo la pastella con farina, latte, giriamo. E poi aggiungiamo il sale. Fatto questo, giriamo sempre molto bene e facciamo una crema morbida. Nel frattempo uniamo il parmigiano al pan grattato, un pizzico di sale e amalgamiamo un po' il tutto. Incominciamo a passare la verdura nella pastella e poi, quindi il cavolo, il carciofo e poi anche le palline di pollo. E poi nel pan grattato. Fatto questo, incominciamo a dissossare il pollo e facciamo tutto a pezzetti. Mettiamo la mollica di pane nel latte da ammollare e nel frattempo aggiungiamo al pollo l'erba cipollina e il prezzemolo tritati, il cucchiaino da tè di senape e un cucchiaio di maionese. Strizziamo bene la mollica e la mettiamo nel pollo, mescoliamo con le mani e se il composto risulta troppo duro aggiungiamo un po' di latte. Per finire il sale, assaggiate sempre se serve. Facciamo delle palline, ne verranno circa 10, quindi regolatevi. Mettiamo tutta la nostra frittura, le nostre palline, le nostre pepite, come le volete chiamare, in un vassoio e friggiamole poi in abbondante olio ben caldo. Io in questo caso ho usato la friggitrice. Poi facciamo assorbire l'eccesso di olio su carta forno. Serviamo la frittura calda.